Alidama, l'autonoleggio a partire da 5,90 € al giorno senza carta di credito. Info sedi alidama.it. Buonasera, cosa dire e come commentare questa partita, anche perché un primo tempo dove al Monte Giorgio non c'era nulla da rimproverare, è stato bravissimo il nostro portiere, però vedendo il risultato avrà molto da dire. Ma, più che altro aspetto anche che lo commentiate voi, perché per me è più difficile, perché dopo un primo tempo del genere andare in spogliatoio sullo 0-0 secondo me è stato un peccato, perché tutte le occasioni che abbiamo avuto, ma questo è successo anche a Senigallia, quindi è diventata una costante e forse un problema, perché se arriviamo tante volte così davanti alla porta e poi non si fa gol, è chiaro che una squadra esperta come la San Benettese ci sta, diciamo anche che il rigore ha cambiato gli equilibri mentali della partita, anche se dopo l'abbiamo pareggiata, ma sicuramente ci ha cambiato il nostro modo di pensare per un attimo e ci ha destabilizzato un attimo, però cosa posso dire? Che se la prendiamo nel modo giusto può essere un momento di crescita, perché abbiamo giocato in uno stadio dove tantissimi dei nostri ragazzi, avete visto la lista, è una squadra giovane, magari qualche ragazzo non ha mai giocato in uno stadio del genere con tanta gente, quindi speriamo che i ragazzi non subiscano mentalmente questa sconfitta, anche perché il 3-1 secondo me è un po' eccessivo, però a San Benedetto ci sta, diciamo così. L'espulsione dovuta alle proteste sul rigore? Guarda, molto sinceramente io sono molto obiettivo, ho detto soltanto che facciamo sacrifici tutta la settimana, ma non solo noi, ho detto anche Alfonso e anche lui, perché giustamente tutti facciamo sacrifici, questa è una categoria di sacrificio, il Monte Giorgio, società piccola, sapete che per reperire risorse è difficilissimo, quindi stiamo facendo dei grossi sacrifici tutti, e dare un rigore in quella maniera secondo me era stato eccessivo, gli ho soltanto detto che era eccessivo il rigore, solo questo, mi ha espulso, quindi probabilmente quando ci chiamano a colloquio, perlomeno quando faccio i professionisti, ci hanno chiamato a colloquio a Coverciano dicendoci di avere più colloquio con loro, ma questo non è un colloquio, è un monologo. Decisione un po'. Cioè se uno dice una cosa del genere viene espulso, pensa se gli dicevo una parolaccia, penso che venivo lapidato. È stata una partita difficile perché comunque il Monte Giorgio ha giovani interessanti, poi si sa quando vengono a giocare qui a San Benedetto danno sempre quel qualcosa in più, però come ho detto anche ai miei compagni a fine primo tempo, siamo stati fortunati al primo tempo dove non meritavamo di stare 0-0, perché comunque il Monte Giorgio ha avuto più occasioni, però nel secondo ci siamo compattati e siamo riusciti a sfruttare quelle occasioni che ci hanno permesso di vincere la partita, cosa che un mese fa, due settimane fa non sarebbe successo con Matese e Senigallia, dove avevamo fornito prestazioni più interessanti, però poi il risultato non ci ha premiato. Sante, complimenti, è una vittoria diciamo sofferta, alla fine forse meritata, ma diciamo da un primo tempo diciamo discreto, anche perché Monte Giorgio ha avuto diverse palle gol grazie a Guerrieri che siamo riusciti ad evitarle, però diciamo centrocampo ha fatto molta fatica, poi qualche cambio sulla partita l'hai rimessa sul giusto binario. Il primo tempo mi sento di dire brutto, fatto veramente male e abbiamo passato una settimana non facilissima, con un po' di problematiche tra influenze e un po' di acciacchi, sono visti tutti oggi, e poi il secondo tempo abbiamo giocato con un po' più di voglia, paradossalmente dopo il 10 contro 11 ho visto una Samp che aveva voglia di lottare, di combattere su ogni palla, ed è quello lo spirito che ci voleva anche dall'inizio, nonostante le problematiche dovevamo avere un approccio diverso, che oggi l'approccio non mi è piaciuto per niente. Ecco, diciamo, l'ultima di andata è vinta a Avezzano, la prima di ritorno si vince con il Monte Giorgio, si mette di buon auspicio per il proseguo. Ripeto, oggi paradossalmente abbiamo fatto molto meglio altre partite e non avevamo perso addirittura. Oggi una delle partite in casa forse giocate non benissimo, l'abbiamo vinta. Prendiamo, continuiamo a lavorare e cerchiamo di fare più vittorie possibile, come diciamo. Grazie Sante, complimenti. Grazie a voi.